una gara d'appalto che cuba oltre 1100 dipendenti su tutta la regione. Abbiamo quasi il 70-80% del personale femminile con minimi contrattuali part-time che vanno dalle 20 ore alle 15 ore settimanali. È un bagno di sangue se loro non revocano o quantomeno sospendono questo bando. La questione che attiene appunto al requisito del centro cottura di proprietà privati, che non è un requisito nell'esecuzione della gara, ma di partecipazione, cioè chi non ha centri di cottura privati di fatto è tagliato fuori. Quello che noi dobbiamo assolutamente evitare è che ci sia veramente una bomba sociale. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che hanno parametri orari veramente molto bassi e in un'eventuale riduzione di cui non abbiamo contezza, quindi anche questo è un dato, dobbiamo capire che cosa accadrà. Invitiamo Emiliano con questa nota ufficiale ad intervenire prima. Il ruolo della politica è quello di controllare e prevenire interventi successivi di magistrature che possono essere di natura amministrativa, civilistica o anche di natura penale. Qui si riproduce lo stesso silenzio assordante di Emiliano che abbiamo riscontrato quando abbiamo fatto quella conferenza in fiera prima che la fiera partisse. Quello per avvertire Emiliano che non era una scelta appropriata. E oggi stiamo ad avvertire nuovamente Emiliano dicendo che non è una scelta appropriata. Abbiamo il timore che ci sia una scelta politica volta a ridurre la spesa e il costo, ma questo sicuramente noi non possiamo consentirlo e non può passare per la riduzione del valore del lavoro, perché la Regione ci deve dire che cosa conta, quanto conta il valore del lavoro e dell'occupazione. Eccoci qua, buonasera, buonasera, benvenuti e bentornati, 21 e 4 minuti, 139 puntate di Labirinti, di nuovo insieme, di nuovo per tenere l'orecchio a terra. Come si diceva una volta, stasera parliamo di soldi, di quelli che restano in tasca, di quelli che servono per pagare le bollette. Questa sera Mario Draghi annuncia 8 miliardi di euro sui dossier economici, 6 di questi sul caro bollette, che però non bastano. E allora ripartiamo da quelle, ripartiamo dalle vertenze, li ha messe in fila esattamente una settimana fa la CGIL, li ha rimesse in fila questa settimana la CISL. È servito l'intervento del segretario nazionale Luigi Sbarra dalla Puglia per benedire un altro congresso territoriale, e allora queste poi diventano anche le chiavi di lettura di un'altra verifica, quella che ha chiesto il centrosinistra a Michele Emiliano. Lo ha fatto per chiudere un braccio di ferro che si era aperto con l'arrivo di Rocco Palese alla guida della sanità. In cima c'era un bando ed è quello col quale abbiamo aperto questa puntata, quello sulle mense ospedaliere. In fila un fronte largo di partiti che arriva fino all'opposizione per chiedere la revoca. I sindacati li avete ascoltati ai piedi del Palazzo della Presidenza. Non è accaduto, resta esattamente così. E allora adesso che succede? Ne parliamo stasera, colpo d'occhio sul totale, per salutare un pezzo di parterre di ospiti. Torna con noi Gigi Abbucci, segretaria della CGIL Metropolitana. Ben trovata, segretario. Grazie a voi. Amico del format, Francesco Ventola, aperto con noi la quinta edizione di Labirinti, torna con noi stasera, ben trovato consigliere. Ben trovato a voi, grazie. All'esordio nel format, in trasferta e quindi vale doppio, Maurizio Bruno, consigliere regionale Quota Democratica, ben trovato consigliere. Ben trovato, grazie a voi. E allora, siccome si è da pochissimo conclusa la conferenza stampa di Mario Draghi, con la quale abbiamo tenuto il termometro dello stato di salute della maggioranza, perché ci arrivavamo dopo la strigliata, se così si può dire, ai partiti di ieri, io vado subito a Roma, per noi c'è Francesco Manigrasso. Francesco. Sì, buonasera Antonio e buonasera anche agli ospiti in studio e chiaramente quelli a casa. Come hai detto bene, vanno garantiti i voti in Parlamento e oppure non si va avanti? Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, insomma, ha avuto anche un incontro con il Presidente Mattarella, ha espresso a muso duro, si può dire, ai capi delegazione delle forze di maggioranza la sua irritazione per il fatto che il Governo nella notte sia andato sotto ben 4 volte in Commissione alla Camera sul mille proroghe. Ricordiamo tra le modifiche introdotte l'innalzamento del tetto ai contanti da 1000 a 2000 euro. Il Governo poi è andato anche per fare le cose, ha detto, è stato voluto dal Presidente Mattarella con questo obiettivo, lo ha scandito anche con chiarezza
lo stesso Draghi durante la cabina di regia appunto a Palazzo Chigi, convocata al rientro da Bruxelles. Maggioranza appunto che si è spaccata e contro il parere dell'esecutivo sono passati gli emendamenti che prevedono appunto il dietro front sull'ILVA e sul tetto al contante fino appunto ai 2000 euro, così come sono state approvate invece norme sulle graduatorie della scuola e i test sugli animali. Duro scontro anche poi sul tema della giustizia fra il Partito Democratico e proprio la Lega. Durante l'esame delle modifiche il governo ha dato anche il parere contrario appunto all'emendamento che dicevo poc'anzi, che cancella l'articolo sull'ex ILVA, che però è stato poi nuovamente approvato. La norma originaria infatti cambiava la destinazione diciamo di parte dei fondi deriva, che ora tornano a poter essere diciamo utilizzati per le bonifiche. Poi la maggioranza si è ricompattata successivamente sul nodo balneari, bocciando però la mozione di Fratelli d'Italia, chiaramente scatenando l'ira della Meloni, che ha detto che gli imprenditori balneari sono stati prima ignorati, poi presi in giro e infine demonizzati. E avveniamo a quella invece il Consiglio dei Ministri proprio di questa sera, concluso davvero da circa un'ora e mezzo circa, ecco. 6 miliardi tra aprile e giugno contro il caro bollette, come dicevi tu, in favore di famiglie piccole, medie e grandi imprese. L'intervento del governo ha poi approvato anche l'unanimità del Consiglio dei Ministri. Il governo ha dato il via libera infatti a due decreti del valore complessivo di poco meno di 8 miliardi, con misure tra cui nuovi incentivi anche per l'acquisto di auto poco inquinanti, lo sblocco delle cessioni del credito per il super bonus, ricorderete, al 110%. Per i rincari di luce e gas un pacchetto di misure dovrebbe valere circa 6 miliardi, in realtà sono esattamente 5,8 miliardi e prevede l'azzeramento degli oneri di sistema intanto sull'elettricità sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese, ma anche quelle più grandi, la riduzione dell'IVA sul gas oltre alla riduzione degli oneri sul gas per ben 480 milioni di euro. A questi interventi si aggiunge anche il rafforzamento del bonus sociale per 500 milioni, credito d'imposta per le imprese energivore per 700 milioni e le imprese invece gasivore per circa 500 milioni. Adesso credo di andare a memoria, ma insomma dovrebbero essere quelli i numeri. Tra le novità invece dell'ultima ora spunta anche la proposta del ministri Roberto Speranza e Elena Bonetti di Italia Viva sullo sblocco di fondi ai familiari dei sanitari morti per Covid, con un nuovo stanziamento di circa 15 milioni per il 2022, mentre altri 400 dovrebbero essere riservati alle regioni per fronteggiare la possibile quarta ondata di Covid e ancora 250 alla struttura commissariale per l'acquisto di farmaci antivirali. Poi chiudo, nel pacchetto tornano anche gli incentivi auto con appunto il nuovo fondo per l'acquisto di auto elettriche, ibride poco inquinanti da 800 milioni nel 2022 per poi passare a 1 miliardo l'anno per ben 7 anni. Ecco, questo è diciamo il sunto di quello che è andato in scena oggi al Consiglio dei Ministri. Chiaramente con un retroterra politico che ha a che fare con l'allineamento poi dei partiti sulle posizioni di Mario Draghi. La strigliata è servita. Beh, quanto pare sì, la strillata è abbastanza servita, anche se insomma ci riserviamo colpi di scena nelle prossime settimane. Come al solito poi tocca vedere se regge, non basta una rondina fa primavera. Intanto ti ringrazio, grazie per questa finestra con la quale apriamo. Grazie Francesco. Grazie a voi, buon lavoro. Segretario, quanto ci rassicurano questi numeri alla luce di quella che è la prima grafica con la quale riassumiamo lo stato dell'arte? L'avete fatto voi una settimana fa. Eccolo qua, lavoro e emergenza, l'allarme della CISL, rischiano in 25.000, così dopo la visita del Nazionale Sbarra. Una settimana fa le vostre distime andavano esattamente in questa direzione. Non è una regione per giovani, non è una regione per donne. 2 su 10 dei giovanissimi al lavoro sono laureati, un quarto sta nel commercio. A questi si somma un ulteriore 20% nel settore a basso valore aggiunto. Beh, sono stime che indubbiamente ci preoccupano e ci preoccupano notevolmente. Non è un paese per il lavoro questo è il vero tema, ma è una situazione che noi avevamo già previsto da un po' di tempo. Il problema è che lo diciamo della Puglia, della quale ci eravamo raccontati una controtendenza. Sì, per certi versi sì, per altri però questa controtendenza sta dimostrando appunto come le vertenze aperte da tanto tempo, perché le vertenze che oggi stanno implodendo non si sono aperte ieri, sono vertenze aperte ai tavoli a partire dal MISE e al tavolo regionale da parecchio tempo. Certo, il lavoro che è stato fatto in questi anni è notevole, si sono ridotte moltissimo le vertenze, però
tante altre se ne sono anche aggiunte in questo tempo. Il punto però è anche un po' più ampio e più generale. Noi arriviamo a questi dati esattamente all'indomani dello sblocco dei licenziamenti, che, voglio ricordarlo, faticosamente ci ha permesso di tenere il punto come organizzazioni sindacali per questi 2 anni di pandemia. Abbiamo costretto il governo a vincolare le imprese rispetto ai licenziamenti, ai mancati licenziamenti appunto dei lavoratori, a mantenere i livelli occupazionali all'interno del paese, e soprattutto questo è ancora più vero per il Mezzogiorno. Ora siamo alla fine di quello sblocco e alla fine anche degli ammortizzatori sociali Covid, e esattamente sta succedendo quello che noi avevamo immaginato, cioè appunto una politica del liberi tutti rispetto anche ad una rincorsa sempre più affannosa, sempre più disperata sul costo del lavoro più basso, sulla concorrenza sempre più spietata del mercato del lavoro. Vedi anche appunto questo rincaro e questa impennata vertiginosa anche dei costi rispetto ai beni di prima necessità, anche rispetto al costo e al tema più in generale dell'energia, che sta mettendo in ginocchio sì le imprese, ma sta mettendo intanto in ginocchio le famiglie e i lavoratori. 6,5 punti di PIL al rialzo. Dei 538.000 rapporti di lavoro dei primi 6 mesi del 2021, 450.000 sono a tempo determinato. Nello stesso periodo ne abbiamo persi 391.000. Non è che quei 6,5 punti li abbiamo fatti a spese dei lavoratori? Assolutamente sì, quei 6,5 punti sono 6,5 punti di PIL, significa di produzione, di produttività, di ricchezza a favore di qualcuno, è evidente, ottenuta tra l'altro con il lavoro degli altri, quindi della base, del lavoro, di coloro che tutti i giorni si alzano, pagano le tasse e vanno a lavorare, però poi di fatto sono le stesse persone che hanno pagato il prezzo più alto e che continuano a pagare il prezzo più alto, attraverso cosa? Attraverso salari che restano comunque indubbiamente bassi. L'Italia, voglio ricordarlo, è in ultimo posto in classifica mondiale rispetto al tema appunto del livello salariale. Sono i lavoratori che tra l'altro hanno retto anche nella fase di emergenza tutto il sistema produttivo, sia i lavoratori del mondo del lavoro pubblico quanto i lavoratori del mondo del lavoro privato. Sono quei lavoratori e quel pezzo del mondo del lavoro che non si è mai fermato, che ha permesso quel PIL effettivamente di raggiungere un livello importante, perché è il secondo punteggio migliore nel Mezzogiorno dopo la Campania. E oggi a quei lavoratori li si ringrazia dicendogli: bene, tutti a casa, abbiamo bisogno di rendere più competitivo il mercato del lavoro attraverso i contratti precari e i contratti a termine. Nel Barese non lavorano 24.000 donne, sono pari a quelle di Friuli e Umbria messe insieme. Adesso le comparazioni lasciano sempre il tempo che trovano, abbiamo anche la grafica che ce la riassume questo dato. Però direttore, se posso aggiungere... Assolutamente sì. Cose che... Perché la domanda è, ma a voi da sinistra che effetto fanno queste bacchette? Perché la CGIL non è, come dire, penso che non solo la CGIL, ma penso tutte le forze politiche, al di là del colore centrodestra e centrosinistra, dovrebbero incominciare adesso a porre un tema fondamentale, che è la qualità anche del lavoro, alla luce anche della vicenda che poi è uscita sulla stampa di quella povera ragazza infermiera che lavorava presso la struttura privata, che è morta solo 27 anni, assunta da solo 20 giorni, no? Perché è una cosa, cioè noi di solito facciamo le battaglie, diciamo tutte, non solo i sindacati, ma anche le forze politiche sul mondo del lavoro, eccetera. Però dobbiamo incominciare a entrare nel merito e soprattutto andare a vedere le qualità del lavoro, soprattutto nelle strutture private. E di questo ne abbiamo affrontato anche in discussione tante volte in Consiglio regionale. E anche su questo tema, dico, non c'è stata mai una divisione all'interno del Consiglio regionale su questi temi, che naturalmente devono essere, secondo me, come primi punti, insomma, dell'agenda di chi è impegnato non solo a fare politica ma anche a fare sindacato. Perché di solito si continua a tutelare, no, il lavoro pubblico o chi già il lavoro c'è. Invece dobbiamo incominciare a lavorare, a intervenire su quella che è la tutela e sulla qualità dei lavori. Perché guardate, la maggior parte delle aziende adesso assumono solamente ragazzi a contratto determinato fino a 35 anni. E naturalmente la maggior parte è anche sfruttato, ma sfruttato perché purtroppo la gente e i giovani hanno bisogno di lavorare. Quanto fa argine la regione? Questa settimana abbiamo...
Intanto questa è il colpo d'occhio su, in Puglia, quasi 2 donne su 3 sono disoccupate, le 24.000 certo, del Barese. Certo. Quanto fa argine la regione? Il bando nidi questa settimana è ripartito con una maxi dotazione. Sì, sì, ripeto, questo, ecco, questi però sono gli interventi della soluzione. Benissimo, però. È un intervento, però oltre a quelli, ripeto, bisogna lavorare molto e qui naturalmente c'è bisogno che a livello nazionale di intervenire con controlli sulla qualità del lavoro, ripeto, soprattutto, ripeto, lo dico perché per esperienza che ho vissuto in questi anni, soprattutto nel mondo del privato e soprattutto nella realtà privata, dove noi abbiamo discusso più volte in Consiglio regionale, no, sulla mancanza che so di infermieri nelle strutture private e naturalmente con la difficoltà a reperire infermieri, ma quelle poche figure che c'erano naturalmente con turni massacranti. Ripeto, l'esempio è lampante di quello che è successo l'altro giorno. Ecco, io vorrei che su questo naturalmente la politica e il mondo sindacale incominci a riflettere e a ragionare, cioè garantire meglio il posto di lavoro. E qui naturalmente poi si inserisce anche la questione strettamente legata alla vertenza che si è aperta in questi giorni della mensa. Abbiamo aperto all'inizio. Allora facciamo così, se dalla regia abbiamo già il collegamento con Nicola Bonerba da Milano, lo facciamo. Intanto lo mettiamo, lo approntiamo, però a questo punto il tema del bando mensa c'è tutto. Voi ieri avete detto Milano revochi, può farlo in autotutela, avete messo una dietro l'altra le argomentazioni per le quali farlo, alcune le abbiamo fatte ascoltare, quel bando è ancora lì. Vabbè, evidentemente c'è stata una scelta diversa da quello che noi auspicavamo. Legittimamente il Presidente ha ritenuto che evidentemente quelle linee di indirizzo fornite alla società Innova Puglia illo tempore evidentemente dal loro punto di vista sono corretti. Noi abbiamo cercato in ogni modo in quest'ultimo mese di far comprendere che invece erano proprio cambiate, mutate determinate situazioni rispetto a quando è stato bandito il bando e quando è stato pensato, considerato che 7 anni fa si è cominciato a parlare di questo bando unico sino ad arrivare al 2019 quando l'ufficio di presidenza stranamente ha avvocato a sé questo tipo di gara pubblica. Però non si può non tenere conto quando c'è uno spirito concretamente collaborativo. Avremmo potuto attendere che tutto si definisse e poi intervenire successivamente. Invece no, abbiamo dovuto approfondire e solo dopo l'audizione in commissione ci siamo permessi di formalizzare una richiesta di sospensione o di revoca in autotutela di una gara. Perché in commissione sono emerse le criticità che noi segnalavamo. Detto questo, ci auguriamo che non ci siano delle difficoltà nell'esecuzione, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di questa gara, ma obiettivamente non sarà così, perché i numeri sono numeri. Si faceva l'esempio, diceva bene l'autoressa Bucci, sulla questione legata al costo dei prezzi. Bene, le derrate alimentari base d'asta è aumentano per tutti, come non si fa a non rendersi conto che delle due l'una, cioè che cosa daremo a mangiare ai degenti se il costo aumenta per tutti, chi fa invece, chi dovrà acquistare per fornire le derrate alimentari, i pasti ai degenti non sono esenti da questo, per cui bastava questo per evidenziare come quel tipo di gara avrà delle difficoltà. Allora, il tiro d'allarme sul personale, cioè ognuno il suo ci mancherebbe. Noi l'abbiamo toccato marginalmente perché c'era una legittima e autorevole riscontro e manifestazione del mondo sindacale, quindi ce ne siamo guardati, l'abbiamo solamente sfiorato proprio per evitare strumentalizzazione di sorta, perché è un problema reale, cioè, quelli sono i numeri. Io ho due domande in questo senso, che intanto che succede adesso, e lo chiedo a due amministratori locali che quindi hanno dimestichezza anche con questi percorsi, ma noi che scadesse oggi il bando, lo sappiamo anche prima, non è che ci stiamo arrivando tardi, però ve lo chiedo tra un attimo perché abbiamo da Milano collegato Nicola Bonerba, il presidente dell'ANCE, dell'Associazione dei Costruttori dell'Edilizia, che questa settimana ha posto uno dei punti fermi sullo stato di salute del comparto e ha lanciato anche un allarme. Ben trovato, Presidente. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a voi. L'ingresso sul mercato di imprese non qualificate mette a rischio le imprese, mette a rischio anche quelle sane, mette a rischio la qualità del lavoro. In 6 mesi sono nate tra Bari e Labatt 350 aziende del settore, molte dei quali arrivavano da altri settori, il che non vuol dire che non siano competenti, ma quantomeno lascia il timore che possano non esserlo.
Guardi, allora il grido di allarme che abbiamo lanciato è esattamente questo. Effettivamente gli ultimi dati di 1670 imprese complessive nate nell'ultimo trimestre proprio nella regione Puglia sono un indicatore particolare. Noi eravamo quasi pronti dopo 10 anni di crisi a prepararci a 265.000 nuove assunzioni. Proprio perché il comparto finalmente stava incominciando a intravedere un po' di luce. Di fronte a questa preparazione, vuoi per le misure di Superbonus, vuoi per il PNRR, ai quali eravamo già tutti pronti, e quindi questa ricerca anche di manodopera specializzata, sono venute queste, questi stop forzati, tra cui sicuramente quello del Superbonus. Ora, le frodi sono chiaramente o hanno come indicatori probabilmente anche queste nature o questo numero di imprese nate, sono comunque delle frodi relegate per la maggior parte a interventi di bonus di ristrutturazione. Ora, noi quello che rivendichiamo, lo facciamo da sempre, è la qualificazione delle imprese. Noi vogliamo lavorare sui territori e fare in modo che lavorino esclusivamente imprese qualificate. E non a caso oggi lo stiamo chiedendo anche all'interno dei lavori privati, quelle stesse attestazioni SOA che garantiscono nei confronti dei lavori pubblici e quindi i soldi pubblici dovevano essere richieste alla stessa maniera in termini di qualificazione probabilmente anche all'interno di quelle operatività dei super bonus, perché sempre i cessioni di crediti e quindi i crediti comunque erano e si trattava. Quindi in questo senso noi teniamo altissimo l'asticella. Guardi, non ultimo adesso, abbiamo proprio lunedì, sentivo di parlare chiaramente di attenzione in tema di sicurezza e quindi lavoratori. Noi lunedì facciamo un incontro insieme a Confcooperative e Lega Coop col prefetto, con il procuratore Rossi, e seguiamo tutte le territoriali proprio per parlare di legalità e sicurezza, perché noi vogliamo esaltare il sistema sano. Ora, sul Superbonus, che è stato chiaramente il tema ultimo delle frodi, che era e rimane una grande opportunità, purtroppo andavano inseriti una serie di correttivi, non ultimi probabilmente quelli che sono partoriti proprio oggi. Ecco, questi ultimi decreti correttivi, quindi le ulteriori due cessioni di credito per quanto riguarda il Superbonus, o comunque l'attenzione nei confronti dei tecnici abilitati in termini di responsabilità, sia in termini di sanzioni amministrative, quindi dai 50 ai 100.000 euro, piuttosto che dai 2 ai 5 anni di reclusione, qualora dovessero essere responsabili di frodi dal punto di vista di crediti, sono per esempio due misure che probabilmente rimetteranno in campo questa attività. Perché oggi è inutile dire che questa incertezza ha creato un irrigidimento dal punto di vista del sistema bancario, mentre oggi probabilmente questa ulteriore cessione sempre a due istituti bancari piuttosto che finanziari, sempre nel rispetto del decreto legislativo della 209, oggi può rimettere in circolazione questa domanda. Le aggiungo che in termini di numeri, quindi circa 1 milione in Puglia come detrazioni su 6.650 interventi, solo il 10% riguarda i condomini, che voi sapete essere, diciamo, per vocazione i destinatari principi di questa misura. Perché immaginate proprio oggi, alla luce del caro prezzo, ma come si può non immaginare di dare o restituire, oltre che un comfort e una dignità all'interno di chi vive, anche un risparmio energetico su immobili che incominciano a consumare meno, e quindi consumi elettrici o caldaie di nuova generazione a condensazione che permettono sicuramente di dare un beneficio termico all'interno dell'immobile. Quindi queste condizioni di benessere ora devono essere restituite a questi interventi, e ci auguriamo adesso, visto che c'è solo il 10%, circa 500 interventi in Puglia, oggi di poter entro il 2023, perché voi sapete che la misura è spostata al dicembre 2023, di serenamente rimettere in moto l'efficientamento energetico e sismico degli immobili, perché questa era la premessa. Questa misura, che è stata invidiata a livello europeo anche a Strasburgo, aveva come unico obiettivo quello di rimettere
patrimonio dal punto di vista proprio in linea, quindi con quello che veniva richiesto da, dai protocollo di Kyoto, proprio effettivamente una emissione di CO2 ridotta. Quindi in questo senso ci auguriamo che almeno questo riparta. Ho sentito parlare di caro prezzi. Sul caro prezzi siamo ancora in piena preoccupazione, perché mentre qui ci auguriamo che questo pit stop del super bonus sia solo temporaneo, sul caro prezzi abbiamo grandi preoccupazioni, perché ad oggi, al di là della mortificazione di tante aziende che hanno contratti in essere di appalti e che stanno rischiando di vivere la rescissione contrattuale non per inadeguatezza delle loro capacità imprenditoriali, ma per il rischio del caro prezzi e quindi di costi che non sono più sostenibili. Ricordo che oggi in vigore nella Regione Puglia c'è ancora il listino prezzi Regione Puglia 2019. Con il prezzo, esattamente. Ora anche qui noi ci siamo dati un gran da fare. Devo dire che abbiamo dato non meno di una decina di giorni fa all'Asset, che è l'ente preposto dal punto di vista tecnico, che sta preparando chiaramente questo aggiornamento del prezziario, e mi hanno rassicurato che entro fine febbraio avremo un prezziario nuovo. Non ultimo c'è stato l'interpello del Consiglio regionale, al quale l'assessore piemontese ha restituito effettivamente che è in corso questa redazione. Questo sarà chiaramente momentaneo, la nostra analisi prezzi che abbiamo consegnato spero sia di aiuto. È chiaro che si verterà, visto la schizofrenia di questi prezzi che oramai sono totalmente incontrollati, si tenderà all'istituzione probabilmente di una piattaforma che possa essere sistematicamente, trimestralmente variata a seconda di una serie di interlocutori accreditati che possano dire o inserire le loro considerazioni. Presidente, io la devo interrompere un momento perché siamo nel tassativo pubblicitario, però se ha un momento di pazienza da regalarci, poi le devo chiedere anche del piano casa, perché so che tiene col fiato sospeso tutta la categoria. E allora se mi concede un minuto ancora, pubblicità e poi ricominciamo. Eccoci qua di nuovo insieme, secondo blocco, ancora in diretta, ancora Labirinti, ancora il 13. Abbiamo lasciato in sospeso il presidente Bonerba del Lancio Puglia in trasferta a Milano. Prima di restituirlo agli impegni meneghini, io gli voglio rubare una chiosa una sullo stato dell'arte del piano casa, che per voi impugnativa vuol dire impantanarsi e star fermi. Livello di concertazione a che punto sta? Perché in regione ci sono almeno due proposte di legge, una già depositata a marca Partito Democratico, l'altra del governo che però sappiamo essere in una fase avanzata di progettazione. Quanto pesa sulla vostra di agenda questo stato dell'arte? Ma qui come si fa? Guardi, sono veramente imperdonabili, perché mi scusi, come si fa a fare impresa senza avere la certezza delle regole? Noi possiamo essere condannati e quindi anche subire magari insuccessi qualora non riusciamo a portare a termine le commesse secondo i nostri budget, ma dover rischiare di fallire o investire in interventi che in corsa d'opera cambiano, vengono modificati dalle normative esistenti, è una cosa che veramente noi denunciamo e da questo punto di vista oramai contestiamo, e contestiamo in maniera dura. Era già successo, ve lo ricordate, nel 2020, e si era ricorso a questo adeguamento cambiando una serie di norme. Adesso questa proroga, che era stata effettuata nel novembre 2020, nel 2021 chiedo scusa, ha messo nelle condizioni di tutti gli imprenditori, fino a questa notizia del ricorso, quindi comunque del Consiglio dei Ministri, a tutti gli imprenditori di dover continuare a investire, perché comunque chi può in buona fede non immaginare che è sacrosanto l'unanimità di una proroga di una legge regionale e di un piano casa, e quindi utilizzato dal Consiglio regionale. In questo senso questi equivoci sono veramente destabilizzanti, perché rischiano di mettere veramente in crisi il patrimonio di qualsiasi tipo di azienda. In questo momento, le dico, continuano a girare piano casa
È chiaro che c'è un po' più di attenzione, ma ciò nonostante questi progetti continuano a essere veicolati. Abbiamo affrontato in maniera diretta questo problema, siamo stati, ad onor del vero, coinvolti in una prima fase di concertazione dal punto di vista regionale, quindi in persona dell'assessore regionale, ma siamo ancora in attesa di un eventuale articolato di legge sulla quale noi vorremmo dare un nostro contributo. Qual è l'errore che questo articolato non dovrebbe commettere rispetto al precedente? Il cambio di destinazione d'uso? Ma adesso su questo, adesso i benefici, è chiaro che se vuoi ricontestualizzare una serie di immobili dovresti permettere anche quelli, perché se no immaginate come si possa fare rigenerazione su immobili, voglio dire, fatiscenti, che oggi probabilmente, essendo cambiato e tutto in itinere, probabilmente è chiaro che cambia o non ha più la logica di quella destinazione preesistente. Ma in questo basterebbe comunque avere un minimo di controllo, salvaguardare il patrimonio immobiliare storico, e su questo siamo tutti in linea, e avere comunque e mantenere quelle che sono le premialità e soprattutto la snellezza procedurale, perché le imprese pagano ancora i tempi che sono sempre troppo lunghi rispetto alle nostre esigenze. Su questo noi dobbiamo darci veramente, se no l'occupazione, o comunque far crescere le imprese, anche sentivo parlare di occupazione femminile, ma noi dovevamo prendere l'occasione oggi anche da questo punto di vista di rigenerare i territori e fare in modo che le nostre imprese trovassero applicazione, creando comunque anche città più attraenti. Ma come si fa mettendo sempre o irrigidendo sempre il sistema? Ora, la vocazione urbanistica è chiaro che è relegata alla regione, ma ci dicano in che maniera, e noi siamo anche per presunzione consapevoli di poter dare un contributo. Allora ci dicano loro in che maniera certa e quali sono le regole da seguire. Noi, ripeto, in questo momento siamo ancora in una fase di stallo, perché comunque l'assessore ci aveva coinvolto in fase iniziale e in questo momento siamo in attesa. Nel frattempo il tempo corre e noi siamo ancora con queste incertezze. Chiarissimo, io la sento appassionatissima, tutto ad un fiato l'abbiamo fatta e arriva tutto qui in studio il timore per le settimane a venire. Grazie Presidente, grazie due volte perché è in trasferta in quel di Milano, io l'aspetto in studio al ritorno. Grazie a voi, buon proseguimento, grazie. Prima di tornare al bando sulle mense, facciamo un passaggio su quello che abbiamo appena ascoltato. Questa è esattamente l'altra faccia della medaglia di quello che abbiamo detto all'inizio. Sì, questo è un problema che esiste e che noi stiamo provando anche ad affrontare secondo quella che è la nostra responsabilità, anche in condivisione, in collaborazione con le amministrazioni. È da tempo infatti che noi sui comuni dell'area metropolitana siamo impegnati unitariamente, tra l'altro, insieme agli amici di Cisle Uil, prima sulla stipula del protocollo rispetto al tema degli appalti, della legalità e della sicurezza sul lavoro, e ora siamo al secondo giro rispetto proprio al tema dell'aggiornamento di quei protocolli in base chiaramente agli aggiornamenti normativi. Quindi c'è una necessità in questa fase che descriveva benissimo il presidente Bonerba, di fare rete anche rispetto alle difficoltà e a questo irrigidimento del sistema. Quel protocollo, quel testo, appunto, quel canovaccio di regole, di paletti che noi ci diamo sugli appalti, sulla sicurezza e sul lavoro con le amministrazioni, vincola anche le imprese di ciascun comune, vincola anche la qualità del lavoro, prova a tenere, come dire, il livello, l'asticella della qualità del lavoro non sotto un determinato standard. Questo è il lavoro che bisogna fare. Poi, oggettivamente, siamo in una fase in cui, come dire, l'incertezza politica, questa fase anche di spinte riforme che non partono, non decollano effettivamente, ma che vengono, a mio parere, soffocate anche ancora una volta da una politica dei bonus, rischiano non di non farci uscire dall'emergenza, ma di farci restare nell'emergenza. Presidente, lo diceva, c'erano un sacco di aziende che nascono come i funghi, poi però non sono del settore e rischiano di... Esatto, perché posso dirla, manca una politica vera di sviluppo. Aspetti che su questo abbiamo la controprova subito, adesso...
Abbiamo due proposte di legge, una è già depositata, l'altra, però diceva il Presidente, noi sappiamo che ci sono ma non le conosciamo e le nostre aziende sono nel limbo. Sì, insomma, allora, Presidente ha detto come bene. Ne usciamo e quando ne usciamo, perché sappiamo come. Il Presidente ha posto un problema serio che poi è stato anche, diciamo, ripreso dalla dottoressa, cioè nel senso la concertazione, che secondo me è fondamentale, soprattutto in questo momento particolare di difficoltà e di crisi. Arrivare alla concertazione significa il coinvolgimento di vari attori, soprattutto su questo tema. Qui devo dire che manca, voglio dire, io l'ho detto apertamente anche all'interno del mio partito, insomma, il coinvolgimento dell'assessore Marasco su questo tema, perché è inspiegabile che un anno e mezzo ancora non si arrivi con una proposta chiara, perché al di là di tutto, insomma, sì, la forza politica sì, può presentare proposte, può presentare emendamenti, però l'amministrazione, in questo caso l'assessore, che deve arrivare con una proposta ben chiara. Attualmente ancora noi non lo conosciamo, sembra che sia, diciamo, in fase di elaborazione. Io spero che la proposta arrivi, ma con la concertazione. Cosa la che proposta ancora... del PD non era uno sgambetto all'assessore, no, non era uno sgambetto, un pungolo. No, esatto, era uno stimolo. Cioè noi come forze politiche di maggioranza su questo tema, che è un tema importante, perché parlare di rigenerazione alle nostre comunità è una cosa importante. Capisco le difficoltà, no? Perché bisogna tenere dentro tutto quel sistema, quel mondo dell'ambientalismo, che sicuramente pongono temi legittimi, però è chiaro che poi bisogna arrivare alla risoluzione del problema. E per fare questo c'è bisogno di concertazione e soprattutto di un confronto che non deve solo rimanere dentro l'ufficio dell'assessore, nella segreteria dell'assessore, ma deve anche arrivare poi nell'intero assise del Consiglio regionale. Qual è il punto di caduta, consigliere? Intanto una presa d'atto che purtroppo abbiamo trascorso in vano 5-6 anni a parlare di legge sulla bellezza. La giunta Emiliano 1 approvò con l'assessore Pisicchio un disegno di legge proprio di rigenerazione urbana, all'interno della quale c'era anche tutta la questione legata al piano casa e anche di riqualificazione. È un lavoro, che però rimase a mezz'aria, perché no, è arrivato all'ultimo consiglio. Ci furono tante interlocuzioni, dopodiché è rimasta al palo. La dimostrazione è che evidentemente è mancata tutto quel livello di concertazione seria e di confronto politico serio. Per cui molto spesso è capitato che ci sono gli annunci, la legge, diciamo, la presentazione in pompa magna e poi alla fine si è persi per strada. La proroga andava bene a tutti e non nascondiamoci dietro un dito, l'abbiamo sempre fatto, non a caso all'unanimità, anzi le ultime due volte con il parere negativo del Presidente Emiliano e anche della Marasco ultimamente. Tanto che voi chiedeste... Adesso c'è il Consiglio che si riappropria del suo ruolo, la proposta dei colleghi del Partito Democratico, ci stiamo lavorando anche noi su questo, per cui la Giunta regionale ha una grande opportunità, quella di mettersi a lavorare con noi, o altrimenti, come è successo anche in altre situazioni, dopo livelli di audizione e di concertazione, metteremo finalmente in campo una legge ordinaria che tenga conto del principio e del concetto della rigenerazione e riqualificazione, all'interno delle quali è tutto descritto il tema delle premialità o meno, per evitare appunto consumo di suolo. Anche in questo c'è diversità di natura politica che debbono essere superate, perché credo, abbiamo toccato marginalmente prima, non si può andare avanti con la logica degli bonus, e soprattutto dobbiamo avere maggiore responsabilità di quello che lasceremo in futuro. Se alcune modifiche e riforme strutturali importanti, come quella appunto, mi permetto di dire, di ridurre i costi in generale, e nella fattispecie per esempio i costi che dipendono da noi, no? Energetici, dei rifiuti e altro, perché non dobbiamo fare mai nulla e spendere di più di quello che spendono le altre regioni, è chiaro che diventiamo sempre meno attrattivi. Quanto costa l'acqua in Puglia rispetto ad altri territori? Quanto costano i rifiuti in Puglia rispetto ad altri territori? Quanto costa l'energia? Senti che questo in Puglia mi permette di tornare... nonostante noi siamo anche da hub, no? Abbiamo visto manifestazioni contro il TAP, quando invece dovevamo trattare
con il TAP per fare in modo che sul territorio restassero delle risorse a beneficio di chi? Del popolo pugliese. Però questo è fatto, diceva il Presidente stamattina, era sull'approdo e non sull'opera. Eh sì, ma infatti tutto dopo, basta andarsi a rivedere le conferenze stampa o anche gli amici 5 Stelle che si legavano di fronte vicino agli alberi di ulivo. Abbiamo lasciato in sospeso prima il bando sull'evento ospedaliero, lo riprendiamo con la grafica, così chiudiamo la discussione, che sennò resta sospesa, ma c'era il collegamento Meneghino che rischiava di cadere. Eccolo qua, mense e ospedali, scade il bando, i sindacati e macelleria sociale. La protesta davanti alla sede della regione, a mezzogiorno di oggi il termine per la gara, rischia la metà degli addetti. Fratelli d'Italia accusa, si tratta di una procedura sartoriale. Le motivazioni le abbiamo ascoltate in parte, la base d'asta inferiore alla precedente non tiene conto dei rincari, il criterio dei centri cottura privati rischia di essere di accesso e non di esclusione, non sappiamo in quanti poi di fatti debbano lavorare, poi che fine fanno le cucine delle ASL. A voi che avete fatto gli amministratori sul territorio, la domanda è: che succede adesso? Qual è lo spazio di manovra adesso? È non lo sapevamo già prima che oggi sarebbe scaduto, infatti, il bando, cioè, ci stiamo arrivando tardi. La mia preoccupazione, l'ho detto insomma anche all'interno della riunione del gruppo, insomma l'ho detto anche alla stampa, insomma forse siamo arrivati un po' tardi, perché da amministratore, insomma ho fatto anche il sindaco della mia città, insomma la cosa quando si facevano le gare era su due temi, insomma la qualità del servizio e i livelli occupazionali, erano i due capisaldi che naturalmente un amministratore che non entrava certamente nel meglio della gara, perché è giusto che la gara lo facciano i tecnici. Però insomma l'indicazione della politica era quella, no? Insomma, qualità del servizio e livello occupazionale. Guardate, io non so su questo tema se sono stati rispettati questi due capisaldi. Non è a caso nella discussione che abbiamo fatto all'interno del gruppo, la prima cosa da affrontare in un incontro con il presidente Emiliano, ecco, perché quando poi si parla di verifica, insomma, guarda, io non sono legato a parlare della persona, no? Non si parla dell'assessore, si fanno il nome, si parla di Palese, non è quello il problema. A me mi serve risolvere il problema. In questo caso abbiamo un problema che e poi abbiamo scoperto qualche giorno fa, diciamo dei livelli occupazionali eccetera. Visto che la citava, gliel'avevi chiesto dopo, però sì. Quel punto era in cima alla verifica, sì. È un po' come cantava Sergio Endrigo, sì, la festa appena cominciata è già finita. Sì, tenga presente insomma che l'incontro abbiamo fatto due giorni fa, insomma non abbiamo avuto ancora il tempo di incontrare il presidente Emiliano, dacci insomma qualche ora, no, insomma, anche perché insomma si parla di documenti eccetera da oltre un mese, insomma anche questa è un'altra incazzatura che dico io, perché da mesi si parla sulla stampa e sui giornali, ne abbiamo anche discusso, no? Si parla insomma di Palese quando abbiamo tanti altri problemi da affrontare. Io spero che adesso, superato la vicenda che ogni giorno sulla stampa bisogna uscire con il nome di Palese, e così esca sulla stampa risolvendo il problema occupazionale della qualità del servizio. Penso che faremo l'interesse soprattutto della comunità dei pugliesi. Questo è un appello sul quale ci si può allineare proprio facilmente. Aspetta che proviamo a capire che succede adesso. Lei che ha fatto il sindaco? Guarda, io mi sarei aspettato che il presidente impartisse una direttiva di sospensione o di revoca. Voglio dire, non succedeva nulla. Cioè, revocare una gara e verificare se quanto evidenziato dai sindacati, da noi, dal partito di maggioranza, fosse reale, non costava nulla. Perché la maggior parte, cioè, sono tutte gare già in proroga da anni, poi col Covid non si sono potute fare le gare. Cioè, ma perché non farlo? Questo insospettisce ancora di più. E noi siamo in una fase storica in cui in questa regione non dobbiamo dare adito a nessun sospetto, perché ci sono già troppe indagini molto pesanti che hanno toccato, come dire, sensibilità molto serie, come quella della protezione civile, in una situazione drammatica. Cioè, nel mentre la gente era in difficoltà, moriva, c'è qualcuno che evidentemente ha approfittato. Quindi, cioè, e noi siamo stati tra coloro che in periodi non sospetti dicevamo: ma guardate che ci sono delle cose che non vanno. Siamo stati inascoltati. Ora, se tutto il mondo, i sindacati, la politica, ti dice: guarda, ci sono queste cose, o in commissione noi abbiamo detto al responsabile unico del procedimento di Nova Puglia, che voglio chiarirlo, è un esecutore di ordini, ma ai nostri quesiti non ha dato risposta. La questione clausola sociale non può essere solo un'enunciazione di principio. Io che devo partecipare alla gara devo sapere quanti dipendenti sono, quanto costano, qual è il tipo di contratto che hanno, quante ore lavorano.
e dove lavorano. Se non so questo dato, di che, come partecipo? Lo vedo dopo in virtù del progetto che presento. Se i punti cottura oggi sono 17, 18, tutti pubblici utilizzati, e domani diventano 6, il tema politico di quelle cucine che fine fanno non se lo pone nessuno. Noi nei comuni, se dismettiamo un bene o che abbiamo la destinazione d'uso, la prima certo. cosa è nei bilanci lo valorizziamo o non lo valorizziamo, patrimonio disponibile o patrimonio indisponibile. In questo caso nelle ASL che cosa diventano? Cioè luogo per i topi? E coloro che hanno fatto questo tipo di gara si sono posti questo problema? C'è tutta una serie di situazioni che se avessimo avuto risposta, dice beh, allora non avete capito nulla voi, va bene, ma non avere risposta... se domani ci dovesse essere un giudizio, perché il Presidente in un passaggio, almeno da un'intervista... In un'intervista ha detto non è la politica che deve prendere detto, posizione. Ha detto aspetteremo eventualmente i costi della magistratura, e viva Dio, la politica nei momenti in cui interviene... Infatti ho detto non entriamo nel merito della gara, però noi mettiamo, evidenziamo i due baluardi che sono qualità del servizio e il livello occupazionale. E su entrambi i casi loro sudano freddo. Sì, io voglio dirla così, se questa situazione non fosse vera e non fosse drammatica come è, sembrerebbe grottesca, perché noi stiamo parlando di regione che dovrebbe di per sé tutelare i livelli occupazionali e la qualità del lavoro, la qualità dei contratti, e quindi che tra l'altro è anche poi quel soggetto chiamato in causa quando si determinano le vertenze a gestire le crisi. Qui invece siamo in una situazione grottesca, ma drammatica, molto drammatica, in cui è proprio Regione che determina l'elemento di crisi, che determina quella bomba sociale, che determina quella macelleria sociale. Allora noi non solo chiediamo di esercitare, come dire, un confronto democratico, perché nel momento in cui le verifiche ci dicono che bisogna a bocce ferme fare delle analisi e delle riflessioni più approfondite, tra l'altro noi abbiamo presentato come categoria del commercio, la Filcamps CGL Puglia ha presentato anche un esposto all'ANAC su questo, quindi poi vedremo anche quello che succederà. Beh, il minimo che dovrebbe accadere appunto è fermarsi un attimo, appunto capire e ragionare. Dopodiché però manca ancora la coerenza nell'amministrare questa regione, perché tu non puoi da una parte determinare una bomba sociale soprattutto in quei settori a grossa manodopera femminile e dall'altra creare i nidi, i bando nido, perché significa che tu da una parte stai mettendo per strada per la maggior parte donne come lavoratrici, perché nelle mense la maggior parte di manodopera è femminile, è comunque con contratti di lavoro part time, quindi stiamo parlando comunque di gente che già di per sé vive una situazione di sofferenza e di difficoltà pur nel lavoro. Dall'altra però come dire, giri la testa di fronte a questo problema che tutto il mondo ti sta dicendo che rappresenta anche tecnicamente delle anomalie, e dall'altra però diffondiamo e promuoviamo i bandi nidi. Beh, allora, come dire, anche qui siamo di fronte ad una politica degli annunci che non serve a questo territorio. Serve ragionare, come dicevo prima, di un sistema integrato di politiche e sviluppo, di politiche di sviluppo, rigenerazione urbana, bene. La rigenerazione urbana, la delega sull'ambiente, la delega della rigenerazione urbana va affrontata di pari passo, va gestita di pari passo con la delega del welfare. Non ci può essere rigenerazione degli spazi se non c'è rigenerazione sociale. Il tema dell'occupazione del lavoro femminile rispetto anche ai bandi e alle iniziative che si prendono e che si avanzano non può avere successo, non può avere cittadinanza se noi però non creiamo un sistema di welfare integrato rispetto a questo. O si fa in rete o non si fa. Io vedevo portare avanti con un blocco che avrei voluto tenere a chiusura della trasmissione, ma so che l'ospite deve andare via, e allora saluto e ringrazio Massimo Salomone, coordinatore del gruppo turismo di Confindustria. Ben trovato, bentornato a Labirinti. Buonasera dottor Bucci, buonasera a tutti gli ospiti e buonasera a tutti i telespettatori. D'altro canto, di soldi e di lavoro stiamo parlando, e quelli del comparto del turismo adesso sono affidati ad un nuovo titolare di delega che avete già incontrato nella persona dell'assessore Lopane. State lavorando alla programmazione 2021-27, febbraio è il mese della convegnistica e poi c'è la stagione estiva da preparare. Sì, direttore, in vero abbiamo incontrato l'assessore Lopane. Noi siamo francamente molto contenti perché finalmente abbiamo
abbiamo gli interlocutori, abbiamo l'assessore, ma abbiamo anche il neo direttore di Puglia Promozione, Luca Scandale, e quindi insieme al direttore del dipartimento, Aldo Patruno, insomma, lavorano su quello che è la programmazione, naturalmente insieme al partenariato del quale, insomma, noi come Confindustria facciamo parte. Direttore, lei ha detto che bisogna lavorare sulla programmazione, ma noi siamo ancora impaludati, noi siamo ancora nel guado, perché purtroppo dal 23 febbraio del 2020 il turismo, mi riferisco a tutto il comparto del turismo, è in zona rossa, se vogliamo usare, insomma, quella frase che purtroppo ci ha contraddistinto negli ultimi due anni. Quindi comunque dal 23 febbraio 2020 è tutto ancora assolutamente bloccato. Questo significa che, per esempio, visto che lei parlava di congressi, quindi di convegni, proprio gli organizzatori di eventi, di congressi, non adesso sì, cominciamo ad avere un po' più di speranze, ma comunque c'è proprio questo mese che contraddistingue quello che lei ha detto, perché da settembre fino a maggio i congressi, insomma, normalmente fanno la parte del leone per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Quest'anno purtroppo non si possono organizzare, non si possono fare. E come naturalmente il turismo organizzato, le agenzie di viaggi, i tour operator sono completamente fermi, perché ci sono ancora problematiche legate non solamente al Covid, mi riferisco anche alle problematiche geopolitiche. Guardi, non pensi che questa crisi, diciamo, ucraina, russa, non spaventi la gente? Oltre a, diciamo, allo spauracchio della pandemia, si aggiungono anche questo tipo di tematiche che purtroppo spaventano tutti quelli che vorrebbero viaggiare. Direttore, consideri che prima, per noi tour operator, agenti di viaggi, per il turismo organizzato, esisteva il cosiddetto business travel, cioè che era il viaggio per le aziende. Quindi tenga presente che quel settore non esiste più, cioè non esiste da due anni. Quindi, cioè, business travel, la convegnistica, il tour operating, le agenzie di viaggi, gli alberghi, il termale, sono comunque tutti fermi. Noi sì, lei diceva giustamente, adesso con il nuovo assessore, con il nuovo direttore di Puglia Promozione, con Luca, stiamo vivendo nella speranza che si riprenda, perché comunque speriamo tutti che questa sia la stagione, e io sono convinto che anche, insomma, con la scelta del maestro Rubini per girare lo spot di promozione della nostra regione, che sia stata comunque una scelta valida, sicuramente. Siamo partiti in tempo, nel senso che il girato credo sia appena terminato, quindi comunque possiamo già incominciare a promuovere la nostra regione, soprattutto nel Nord Europa. Nord Europa che è mancato, cioè, nella scorsa estate, la scorsa stagione. Eppure la Puglia, con, diciamo, i flussi che non sono arrivati dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, per esempio, perché gli Stati Uniti bloccarono, diciamo, l'outgoing dagli Stati Uniti verso l'Europa. Quindi noi comunque con il 2021, nell'estate 2021, abbiamo raggiunto, i numeri del 2019 nei 2-3 mesi, però questi 2-3 mesi, direttore, non possono bastare a sopperire la mancanza di fatturato di 2 anni. Che poi è il motivo, tra l'altro, per il quale avete chiesto allo sviluppo economico di spostare la leva possibile di alcuni dei parametri per accedere a strumenti come il titolo secondo circolante.
Sì, noi abbiamo inviato una istanza all'assessorato sviluppo economico che riguarda il titolo 2 capo 6. Noi abbiamo chiesto, ecco, visto e considerato che per la comunità europea il termine il termine di confronto dovrebbe essere il 2023, perché il termine individuato dalla comunità europea per la pandemia è il 30 giugno 2022. Quindi noi abbiamo chiesto che i parametri del titolo 2 capo 6, ovvero del circolante, che molte aziende del comparto siano appunto da confrontare le ULA, che sono le unità lavorative siano appunto dal 30 giugno 2022 oppure che siano dal 1 luglio 2022 al 36 2023, naturalmente comparate allo stesso periodo del 2019. In alternativa dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023, visto che il 31 marzo 2022 anche per il nostro governo è in emergenza, quindi scade il termine del nostro governo per l'emergenza. Chiarissimo. L'ho fatto adesso perché... le date le abbiamo affidate al consigliere Bruno, che se ne farà portavoce in maggioranza, però l'appello c'è tutto. Presidente, io l'aspetto in studio quando vuole, so che gli impegni incombono e per cui non ci può raggiungere stasera, l'aspetto qui quando vuole e ripartiamo esattamente da lì. Intanto noi dobbiamo andare in pubblicità e poi chiudiamo il giro finale con il giro dei campi sulle vertenze. Presidente, grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Tra poco. Eccoci qua, terzo e ultimo blocco di Labirinti, quello che ci porta dritti ai titoli di coda. Prima però abbiamo il tempo di ripartire dalle vertenze e allora... colpo d'occhio sulla grafica, così ne riassumiamo al volo. Ah, guizzantissima oggi. Ma che meraviglia. Eccola qua, CISL, allarme lavoro solo nel Barese, 50.000 disoccupati. Una vergogna, ma con la schiarita sull'ex vertenza Marelli. 50.000 disoccupati, più 20.000 nella BAT, il 30% in meno di occupazione rispetto alle aree più avanzate d'Italia, e la schiarita su Marelli, che ha a che fare con un accordo per 550 esuberi soltanto con strumenti volontari. Una leggerissima schiarita che però non risolve il problema delle nubi sparse, diciamo, nella nostra zona metropolitana, con temporali in arrivo in maniera abbastanza intensa. E a proposito di questo, io voglio richiamare anche il tavolo che si è riunito avantieri proprio sul rilancio dell'automotive a livello metropolitano, dove hanno partecipato tra l'altro Università di Bari, Politecnico, LUM, ARTI, tutti i soggetti che ne fanno parte. Credo sia un momento strategicamente importante quello, perché oggi parlare di vertenza significa, così come noi la intendiamo e così come abbiamo impostato anche a quel tavolo, parlare di territorio. Non possiamo più affrontare il tema occupazionale legato solo a Marelli da una parte, o legato a Bosch, o legato a Baritec. Il tema occupazionale è un tema che va affrontato a 360 gradi rispetto al tema più in generale del territorio. E per provare a rilanciare, quindi promuovere politiche di sviluppo, politiche di rilancio del territorio, bisogna capire qual è la direzione che questo territorio sta assumendo, perché la crisi di Bosch, al di là del fatto che è una crisi che rinviene, come dire... Per la quale questa settimana siete tornati a chiedere il ritiro di tutti e 700 gli esuberi. Siamo tornati a richiedere il ritiro di tutti e 700 gli esuberi. C'è una mobilitazione in corso con uno sciopero di 2 giorni proclamato unitariamente dalle sigle di categoria. C'è il congelamento di tutti quegli accordi fino ad ora mantenuti all'interno dell'azienda, che voglio evidenziarlo, non hanno fatto altro che
far pagare ancora una volta sacrifici ai lavoratori in tutti questi anni, quindi c'è il blocco anche del rispetto di quegli accordi, e tra l'altro il 3 di marzo è convocato l'incontro al MISE. Però, ripeto, torno a dire, il tema Marelli, il tema Bosch, il tema Baritech, il tema più in generale industriale è un tema che va inserito rispetto alla dimensione del territorio, cioè bisogna capire questo territorio rispetto anche agli elementi attrattivi che detiene, infrastrutture materiali e infrastrutture materiali, cosa vuole fare soprattutto alla luce delle risorse del PNRR, soprattutto alla luce delle nuove risorse del PONMETRO, e capire che tipo di investimenti attrarre sul territorio. Se noi riusciamo ad anticipare questa fase, che è una fase di sforzo, che è una fase di studi, che è una fase di ricerca, che è una fase di proposta, riusciamo anche a capire come attraverso un ruolo attivo di regione possiamo, rispetto al tema delle politiche di formazione, riconvertire gli impianti industriali e riconvertire le competenze dei lavoratori. Questo è il lavoro che noi abbiamo già messo in campo su quel tavolo e che ci vede, appunto, come si dice in questi casi, pancia a terra al lavoro. Altra schiarita, quella sulla vertenza Palace, c'è l'accordo per 12 mesi di cassa? L'accordo sulla cassa integrazione di 12 mesi ci permette semplicemente di ragionare ad un tavolo con chi che sia, chi vorrà appunto sedersi e fare presentare delle proposte un tantino, diciamo, più serenamente, perché abbiamo una clessidra di 12 mesi che copre i lavoratori rispetto agli ammortizzatori sociali. Ma ad oggi, diciamo, non abbiamo elementi rassicuranti rispetto al futuro occupazionale di quei lavoratori. La questione del lavoro è talmente in cima alle questioni della verifica che a un certo punto da quel vertice è filtrata più o meno con criteri di veridicità persino l'ipotesi di una spallata al numero uno di ARPA, al Massimo Cassano, nella formula di una proposta di legge o meno. È servito che il capogruppo smentisse ufficialmente questa possibilità? Insomma, io sono molto franco e schietto, insomma, non si è mai parlato di una spallata a Cassano, insomma, non, di questo voglio dire, si è parlato invece di entrare più nel merito di quello che avviene, insomma, all'interno dell'ARPA, tutto il percorso di spallate, insomma, ripeto, non fanno le spallate o gli attacchi personali, insomma, non fanno parte personalmente proprio della mia cultura, della mia storia politica. Cioè, io intervengo, naturalmente do il mio contributo, cerco anche di dare risoluzione ai problemi. Sui nomi, guardate, personalmente non ho mai messo in discussione, anche sullo stesso nome di Palese, voglio dire, personalmente non ho mai sollevato un problema in sé per sé sulla persona e sul modo e su come si è arrivati. Allora lì naturalmente si apre una discussione. Io ho sempre detto, rispetto anche all'ipotesi che Emiliano ha detto che è stato scelto come tecnico, per me, voglio dire, non va bene se è stato scelto come tecnico, perché o ha un valore politico per quello che ha rappresentato in quegli anni Palese, perché in un momento di difficoltà, in un momento di chi nel centrodestra e soprattutto nel centro, nell'area moderata, non si riconosce, non vuole naturalmente aderire a un progetto che vede molto, insomma, la faccia da parola, la Lega e Fratelli d'Italia, allora gente che naturalmente vuole naturalmente, insomma, dare, insomma, un contributo a quell'area, insomma, progressista, quella del centro-sinistra, posso capire. Però, insomma, se la scelta di Palese è una scelta tecnica, l'ho detto, non la condivido e non la condividerò mai. Per me è una scelta politica, dovrà dirlo, poi sarà il tempo a giudicarlo, anche perché, insomma, dietro a Palese so che già le regionali aveva dato la mano al centro-sinistra. Ecco perché, guardate, non si entra mai nel merito della persona. È chiaro che ha trovato, insomma, tutto il Partito Democratico a tutti i livelli, insomma, difficoltà, perché non ci dimentichiamo. Come esce il PD da questo primo tornante della verifica? E diciamo che il PD è l'unico partito del centro-sinistra che ha una responsabilità, e la responsabilità è quella naturalmente di dare risposte e di portare avanti l'amministrazione di Emiliano. Su questo naturalmente ci assumiamo tutte le responsabilità, perché siamo l'unico partito, perché il problema serio, l'abbiamo scritto anche nel documento, è il rapporto con le liste civiche. Quello è il problema serio, perché non abbiamo interlocutori, se non interlocutori che sono le persone, sono i singoli consiglieri. Purtroppo quando manca la politica, quando mancano le forze politiche, la difficoltà c'è. E naturalmente noi, che siamo l'unico partito del centro-sinistra, si assume la responsabilità di tutto, anche nel momento di difficoltà. Loro l'avrebbero votata la sfiducia a Cassano, la stavano proponendo. Già l'ho visto brillare gli occhi di vento, c'è una sfiducia. No, noi diciamo, è un argomento
che non trattiamo perché il Consiglio ha abusato di questo, ha avuto grandi occasioni formali per centrare quella che era una questione che non era legata alla persona, sì, quanto a un'agenzia nuova che nasce, direttore generale, tu presumi debba mettere delle persone competenti, altrimenti fai un consiglio di amministrazione che ha un indirizzo politico e poi i funzionari a lavorarci. Ma è tutto, guarda, noi come spesso capita, fa più notizia alla persona. Esatto. Noi personalmente abbiamo proprio contestato la nascita dell'ARPAL in quel momento storico, ricordiamocelo, perché significava dare una sorta di maquillage a un sistema che era quello dei centri per l'impiego che non funzionava. Era già un'agenzia nazionale tantissimi anni fa, poi passate al ministero, poi passate alle province, adesso ripassate. Il problema è che vogliamo fare di quel contenitore? Siccome siamo ad un passo dalla fine e dalla regione, ma hanno già richiamato all'ordine, approfitto della sua di presenza perché questa settimana un altro esponente della BAT in consiglio, che è Ruggero Mennea, ha lanciato questo alert sulle comunali dicendo occhio, perché ci sono voci che parlano di, come dire, coalizioni decise lontano da Barletta e anche di pezzi di centrodestra che... Ma guarda, io rispetto, ci mancherebbe altro, tutti coloro che spesso impegnati in politica facciano dichiarazioni. Il problema è che noi abbiamo l'onere e l'onore di prendere decisioni, non di fare annunci. Se uno sta in un partito, quell'annuncio credo che sia all'interno del suo partito. Quindi se Ruggero, che è consigliere del Partito Democratico, tra l'altro credo faccia parte pure della direzione, e quindi se teme che il Partito Democratico stia ragionando con pezzi del centrodestro o altro, il problema non è, diciamo, chi sarà. Lo chiedeva lei da esperienza del centrodestro. Evidentemente, diciamo, ora il tema delle amministrative, obiettivamente, se vogliamo essere come sempre sinceri nei confronti dei nostri cittadini, dobbiamo prendere atto che a livello locale le contrapposizioni storiche non esistono più. La gente vuole amministratori che li risolvono i problemi. A livello locale non si fanno le leggi. Sono pochi i margini in cui uno può ideologicamente fare l'amministratore. Abbiamo fatto i sindaci, ma veramente i sindaci ti mette a dire dalla porta chi è votato e chi non è votato. Il sindaco deve risolvere il problema, la strada, la luce, qualche zona industriale in più o in meno. Cioè, parla di questo. E la gente, non a caso, il sistema dei partiti oggi, a parte il Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia che si sta organizzando, la Lega al Nord, non c'è più un sistema organizzato sui territori come una volta. Per cui tutte queste realtà civiche o che dir si voglia sono alla fine persone, diciamo, che non conseguono un percorso di un obiettivo civico. No, noi ci mettiamo insieme perché vogliamo fare una piazza. No, civico è il modo per, come dire, vergognarsi di far parte di una storia. Questa settimana si è ricandidato Mino Cannito dicendo faccio l'appello alle forze sane della città, alle forze... Per voi? Che cambia? Stiamo ascoltando l'appello. Ah, stiamo ascoltando l'appello, è già un ponte. Beh, certo, sicuramente sì. Sicuramente può essere una possibilità. L'importante è che si faccia con estrema chiarezza e quindi si tenga conto di tutte le specificità storiche e culturali e politiche e partitiche. E abbiamo un Se uno fa parte di un partito a livello locale non si deve vergognare di presentarsi sotto una lista civica, o dice non faccio più parte del partito e tutto può cambiare nella vita, ma se uno deve mascherare significa prendere in giro i cittadini. Noi su questo, diciamo, da questo punto di vista saremmo, come dire, forse anormali, ma non lo consentiremo a nessuno di farlo. Il ponte e anche la linea c'è, segretario, come la chiudiamo questa discussione? Quando è il prossimo tavolo? Il ministero ha convocato Bosch per il 3, abbiamo Baritech per il 24, siamo in attesa di un'altra serie infinita di convocazioni. Il tema è che noi vorremmo anche che il Mezzogiorno, che la Puglia, che Bari non fossero, come dire, completamente ignorati dal governo centrale, perché su tante delle vertenze aperte sul nostro territorio il MISE non ha mai proprio convocato, vedi Baritech, e quindi siamo, come dire,
lì che ci avvitiamo, nonostante gli sforzi di regione, devo dire notevoli, riconoscimento va al presidente Leocaroli, di concertare sempre, di trovare soluzioni anche quando le soluzioni sembrano impossibili. Chiamateci perché noi siamo pronti, a metterci al lavoro. Grazie segretario, grazie consigliere. Non gli ho chiesto al volo se si candida in quel di Francavilla, visto che è papabile, la macchina la conosce. Ricordo, al volo per chi fa politica, è stato quando avevo il calcio civile, bisogna sempre rispondere prima di ogni cosa il cuore, poi la mente. Il cuore mi dice la mia città. Il cuore mi dice la mia città. Però sarebbe... bisogna rispettare anche quello che dice. Però insomma, il cuore mi dice quello. Ed è un altro titolo. Stasera siamo forieri di titoli per i TG di domani. Grazie, grazie a tutte e tre per essere stati con noi. Grazie a chi si è collegato. Grazie a voi per averci scelto. 7 giorni esatti e saremo ancora qui. Buonanotte.